La prima edizione del Summit si è svolta dall'11 al 13 febbraio 2004. 5.000 metri quadri espositivi hanno ospitato 53 stand di istituzioni, associazioni di volontariato, aziende private che hanno portato in mostra le loro attività, risultati ottenuti e progetti futuri. Oltre 5.000 persone hanno visitato la mostra ricevendo informazioni, apprendendo le novità, dialogando con gli espositori ed usufruendo delle prestazioni messe a disposizione dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Una grande rassegna in grado di esporre al pubblico la buona sanità e i progressi scientifici e tecnologici che la ricerca sanitaria mette a disposizione dell'utenza. Un fondamentale momento di confronto, verifica, aggiornamento e formazione per tutti gli operatori sanitari e per la cittadinanza che in un contesto adatto all'incontro hanno scambiato idee, progetti, innovazioni. Particolare risalto è stato dato all'innovazione tecnologica, che gioca un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e nella prevenzione. Enti di ricerca hanno mostrato le nuove tecnologie e il futuro delle applicazioni per la salute di tutti. Tutte le istituzioni che a vario titolo e con le diverse competenze si occupano di salute pubblica hanno predisposto stand in grado di favorire il contatto con l'utenza e rendere partecipi i visitatori degli scopi, prerogative e principi che caratterizzano l'attività. La manifestazione si è aperta il giorno 11 febbraio, giornata mondiale del malato, ponendo l'attenzione sulle principali tematiche della salute, dagli stili di vita salutari alla prevenzione, dalla diagnosi alla cura. Percorsi espositivi dedicati hanno inoltre mostrato la crescita e lo sviluppo delle strutture sanitarie dalla loro fondazione ad oggi. Particolarmente interessanti alcune aree dove sono stati esposti strumenti e tecniche del passato. Di forte impatto sull'utenza le dimostrazioni pratiche di attività dei servizi di emergenza per il pronto soccorso. Ampio spazio è stato riservato alle associazioni del volontariato che nei diversi ambiti e competenze assistono l'utenza, promuovono la prevenzione, tutelano la salute. Un ruolo fondamentale per la salute pubblica giocano le aziende private che nei vari settori offrono servizi, tecnologie, ricerca. Aree di incontro hanno favorito i colloqui e gli scambi di idee. Summit 2004, con i suoi 18 convegni, ha rappresentato il più importante evento sanitario dell'anno. L'area convegnistica ha infatti ospitato oltre 3.000 addetti ai lavori, che hanno partecipato al fitto ed interessante programma scientifico sviluppato in collaborazione con i più importanti enti ed associazioni nazionali e regionali. Vari temi trattati. Le politiche sanitarie istituzionali. Salute e sport. Sicurezza. Assistenza sanitaria. Integrazione socio-sanitaria. Area infermieristica. Qualità dell'offerta sanitaria. Servizi di emergenza, alimentazione, comunicazione sanitaria, investimento privato in sanità pubblica, innovazione tecnologica, corretto uso dei farmaci. Un evento dal titolo Il contributo femminile per la salute pubblica
ha chiuso la 3 giorni convegnistica coinvolgendo le principali associazioni femminili di volontariato che nei diversi ambiti danno il loro contributo nella sanità. Durante il convegno è stato consegnato il primo premio Natalia Cimino Costanzo, una vita per la sanità, all'associazione Nuova Armonia. Sanit ha registrato una massiccia partecipazione di autorità che nei 3 giorni hanno partecipato ai convegni e visitato la mostra portando le novità degli interventi e dei progetti istituzionali in materia e relazionandosi con visitatori ed operatori di settore. Ampio risalto è stato dato all'evento da giornali, riviste, televisioni locali e nazionali, con importanti servizi sia sulla manifestazione in genere, sia su specifici argomenti trattati nei 18 convegni svolti. Sanit 2005 si svolgerà dal 9 al 12 febbraio alla Fiera di Roma. Molte saranno le novità che la manifestazione presenterà al pubblico e agli operatori di settore. Grande spazio verrà dato ai servizi di prevenzione che saranno quindi potenziati dalle ASL, dagli ospedali e dalle associazioni di volontariato che in spazi e strutture appositamente predisposte potranno effettuare controlli preventivi su circa l'80% dei rischi di patologie a maggior impatto sociale. Verranno inoltre affrontate nei convegni tematiche relative alla gestione delle strutture, ai modelli gestionali esteri, predisponendo momenti di confronto con altre realtà e favorendo l'intervento di ospiti stranieri. Verrà particolarmente potenziata l'area dedicata alle nuove tecnologie applicate alla ricerca, costruendo momenti di dimostrazioni pratiche e ricreando in mostra ambientazioni scenografiche utili a favorire l'interesse ed il coinvolgimento del pubblico. Verrà potenziata l'area dedicata agli ECM, con nuovi corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di settore, in diverse discipline della dirigenza e del comparto. Incontri specifici per manager favoriranno lo scambio culturale e la condivisione delle problematiche e delle soluzioni aziendali applicabili. Specifici sportelli del lavoro saranno a disposizione degli interessati per fornire informazioni e favorire la collocazione delle professionalità nelle strutture. Grandi eventi congressuali nelle varie discipline mediche costituiranno un importante momento di confronto e crescita scientifica in un ambito idoneo alla presentazione al grande pubblico dei risultati raggiunti e delle ricerche in corso. Sanit 2005 si presenta come l'evento in ambito sanitario più importante e più atteso dell'anno.